Senti, non è il momento di fare un altro, di dare un altro contributo allo Sì, spettacolo? assolutamente. Dai, così. Facciamo. Ci siamo. Perché loro con questi contributi veramente c'è il cuor che sale, direi. Sì. Adesso siamo. Adesso vediamo in azione Siamo a Tiresia, Tiresia. Creonte e Meneceo. C'è solo una via salvezza, la città di Tebe. Ma io non te posso rire, non te voglio rire, perché potrei essere pericolosa per mia e amara per te. Ma dove vai? Addio. Fermati. Lasciami vedere. Chi tu che vuoi sapere? È meglio se non sai. Vorrei forse la rovina della patria. Se tu stesso vuoi, eh. Non mi metta la furia mia, perché dopo ti ricorda. Edipo aveva chiesto l'esiliato. E tu? A sacrificare a tuo figlio. A Menece, se bozzare la città di Tebe. Cosa stai dicendo? Che dopo ti rissi? E tu l'affari? No, 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 non ti ho ascoltato, non ti ho capito. Vada pure in rovina la patria. I tuoi oracoli non mi servono. La verità morire solo perché non ti piace. Solo perché ti pigliava la sorte. Creonte, ti rassegnare. Questo è il tuo destino. Ma tu uccidi mio figlio. Io parlai solamente. Quel Dio ingiusto che getta su di me questa sciagura? Da dove viene questa disgrazia per mio figlio? Tuo figlio va di essere scannato. E il suo sangue va a ritornare in ta terra. Solo così si può calmare l'antica raggia Iares con Ciacadmo. La razza di Banna nasceu proprio Ruggiano, che Cadmo ammazzau. E ora Dio con la sua vendetta. E tu rimani l'unico superstite incontaminato di sta razza. Emone, lascio tuo figlio, è ormai promesso sposi Antigone. E un matrimonio esclude ogni sacrificio. Un giovane Meneceo, invece, est puro, senza macchia. Caso morti, usò sangue, potimo lavare finalmente la nostra terra. A scegliere fra due destini. O salva tuo figlio, o salva città. E ora, lasciami dire che quel profeta, quando annuncia disgrazie, è odiato perché tu che dici. Però, se per pietà menti, allora offende gli dèi. Solo Dio dovrebbe annunciare il destino degli uomini. Lui non ha nulla da temere. Cosa si può dire? Ogni parola è inutile. Io non intendo offrire alla città mio figlio perché sia sgozzato. L'amore per i figli è parte della vita di ogni uomo. Nessuno darebbe suo figlio per farlo ammazzare. Sono pronto piuttosto a morire io stesso per riscattare la patria. Presto, presto, figlio mio, prima che tutta la città lo venga a sapere, lascia perdere i deliri esaltati dei profeti e fuggi, fuggi più veloce che puoi, lascia questa terra. Noi dobbiamo precedere le profezie deliranti di Tiresia. Lui si sta già recando dai magistrati, dai comandanti. Se lo precediamo, per te c'è ancora speranza di salvezza, ma se arriviamo tardi, è finita e tu morirai. Fuggi, fuggi ora! E dove posso fuggire? In quale città? Da chi andrò ospite? Il più lontano possibile da qui. Dimmelo tu quello che devo fare, dimmi cosa è giusto, io ti obbedirò.
Passa per Delfi. Per poi dirigermi dove? In Etolia. E da lì dove andrò? Al santuario del Dio. Come mi proteggerà? Il Dio ti farà da guida. Chi mi darà il denaro? Ti procurerò dell'oro. Sì. Hai detto bene, padre. Ma ora va. Mi recherò da tua sorella Giocasta. Fu lei che mi allattò quando restai privo della madre ed orfano al mondo. La saluto. E poi parto, vado via, mi metto in salvo. Va, muoviti. Non creiamo altri ostacoli, come tu giustamente hai detto. La nostra azione deve essere rapida e risoluta. Allontana da te la paura, lascia che la mia strada possa percorrere il suo percorso per portarmi in un luogo ignoto, sconosciuto ad entrambi. Addio, padre. Straordinari, veramente. La cosa bella è che, anche se siamo qui in una situazione televisiva, non di teatro televisivo propriamente detto, ma di citazione, quindi con le luci sparate per la conversazione, certo, non aiuta, con certo, eppure la sospensione è sempre tale che coinvolge anche la magia del teatro, magia del teatro. Stavo appunto riflettendo su questo mentre li sentivo. Questa è una cosa che si potrebbe fare tranquillamente in jeans, appunto, in maglietta, nel senso che la modernità anche delle parole, forse anche il modo con cui abbiamo lavorato, la linea stilistica un po' che abbiamo scelto, che è legata anche comunque a una modernità del parlato, quindi rinunciando a, nonostante a il linguaggio sia ponderoso, pesante, voglio dire, assolutamente, avvicina sicuramente, credo, gli spettatori alla tragedia secondo dei criteri di contemporaneità. Quindi questo credo che sia anche importante, insomma, forse uno dei risultati, appunto, dello spettacolo. Ecco perché tutto sommato anche in televisione può avere la sua, sì, la infatti, sua resa. Si chiama Teatro Live questa trasmissione, certo, per l'appunto, perché vuole mettere in evidenza il fatto che ci può essere un palcoscenico teatrale televisivo, quindi un meta teatro televisione. No, ma è bella anche l'idea del live, perché mi ricorda molto la dinamica del concerto, e quindi questo dovrebbe servire poi ad avvicinare il pubblico e soprattutto i giovani al teatro, no? Sì, dal vivo, quindi questo è molto importante. Credo che in Calabria, tra l'altro, ce ne sia veramente molto bisogno, e bisognerebbe proprio partire da un'educazione, come dire, a largo raggio in questo senso, partendo proprio anche forse dalle scuole, chi lo sa, perché non si tratta solo di risvegliare, si tratta proprio scuole... di portare molto, questo purtroppo in tutta Italia, non dico ovviamente no, ma le scuole lavorano molto sul teatro oggi in Italia, moltissimo. Comunque andrebbe proposto, guarda, io che mi occupo di questo ti posso dire che bisognerebbe lavorare di più e meglio, perché io ho ragazzi anche a Roma e non solo, che a teatro ci sono stati pochissimo, e nonostante, voglio dire, poi facciano anche il laboratorio, non hanno assolutamente questa la Calabria allora fa eccezione, perché i ragazzi vanno a teatro in una maniera incredibile. Allora speriamo studiano di vederli, teatro in una maniera incredibile, speriamo di vederli. Guarda, sempre a teatro, questa è una bella formula, però potrebbe andare benissimo anche su una televisione generalista, sì, come Rai, Rai 1, Rai 2, beh, è una formula che ancora non era stata era un vero, po' inusitata, dovresti perché... portarla avanti, portare avanti il discorso. Sì, io proprio col mio amore grande per perché... il teatro, anche perché c'è tempo anche piuttosto cospicuo. Normalmente invece nelle trasmissioni ci sono sempre dei tempi limitatissimi, per cui non è il tempo problema, non te di... le fanno. Poi a me interessa molto lo sviluppo tematico, quindi interessa, e infatti è monografico, è tematico, certo, si presta moltissimo all'approfondimento del testo, l'approfondimento dell'autore o del movimento letterario filosofico del. Certo, a proposito, certo, volevo chiedere a Giuseppe Argirò, sì, perché qui Giuseppe si ma lui mi chiama Pinuccio adesso, che mi piace molto. Pinuccio, come mi chiamava la mia nonna di Catanzaro. Pinuccio lo chiamava la sua mamma. mi chiama ancora. E io Pinuccio al telefono spesso mi chiama ancora Montagna. La sua mamma Claudia, che salutiamo con un certo, un bacione grandissimo, nonna Claudia, nonna. Indimenticabile, irrinunciabile, nonna Claudia.
Cosa mi volevi? Che era ballerina, che voleva fare la ballerina classica, ma sa peraltro. Ma sì. Famiglia. Che castrata, siciliana. Puoi scrivere dal papà siciliano, gli ha detto no, dice, ballerina non la devi credo fare. Credo che fosse un fatto di essere siciliani, perché era l'epoca, a quell'epoca c'era anche un po'. Poi ballerino, ballerina, fa sempre in Sicilia, da dove è Siracusa. Ballerina siciliana. Le ballerine sono le coreute, certo. No? Le ballerine. Ma è così, è una tradizione. Cosa mi volevi chiedere? No, volevo dire che secondo te qual è la, nella grecità, ecco, l'elemento comico, perché avevamo parlato, sì, appunto di giocare, come dice Majakovskij, quando l'attore metterà la serietà che i bambini mettono nei loro giochi, ecco il teatro, no? E l'elemento comico che, vabbè, del teatro propriamente comico nell'antica Grecia, il rapporto a quello tragico, che valenza ha? Secondo te una valenza? Ma innanzitutto ha una valenza assolutamente importante per lo sviluppo del comico nella storia dei generi. Mi spiego. Comico non è altro che una deviazione dalla norma, no? È una deviazione ad esempio del territorio morfologico della lingua. Noi ridiamo quando acceleriamo i ritmi, quando li rallentiamo, parlo teatralmente, quando creiamo delle parole inusitate, quando utilizziamo il calambur, e questo dall'inizio, dai primordi fino a Shakespeare. Ad esempio, noi non abbiamo la possibilità di apprezzare tutta la tessitura shakespeariana, perché a parte il blank verse, cioè il pentametro giambico, non ci possiamo permettere il lusso di comprendere i giochi meravigliosi di parole che ovviamente Shakespeare fa, e quindi è il calambur che appartiene ed è radicato ad esempio nella società anglosassone. Però il comico, gli elementi comici della commedia dell'arte, per che cui lui usa. Il comico in Grecia è innanzitutto aristofaneo, quindi in assoluto. E il comico di Aristofane per me, ad esempio, è un comico straordinario. Io devo dire, ho una matrice evidentemente geneticamente più legata alla grecità, ad esempio, che alla romanità, per cui ho una predilezione sicuramente per Aristofane rispetto a Plauto, ovviamente, e Terenzio, nel senso che Aristofane è una macchina dal punto di vista della comicità. E però all'interno della comicità mantiene anche dei contenuti straordinari. Per cui la comicità legata al ribaltamento, ad esempio, della situazione dal punto di vista drammaturgico, per cui la chiave, ad esempio, pensare alla Lisistrata, no? Che è il testo, uno dei testi di Aristofane più conosciuti, ma ne potremmo citare moltissimi. Cioè, semplicemente una chiave straordinaria, delle donne che fanno lo sciopero, come dire, del sesso. La Lisistrata fatta con la tua regia, tra l'altro, che io ho visto, mi pare. No, io l'ho fatta la Lisistrata, ma non credo che tu l'abbia visto. Ho fatto anche Le donne al Parlamento, ho fatto dei testi di Aristofane, come dire, diversi, e in realtà Aristofane mi interessa proprio per il comico, anche perché... Sì, l'ho visto. Sì. Poi, devo dire, a me la comicità, ma il teatro mi piace tutto come genere, cioè non ho una predilezione dal teatro di prosa, alla tragedia, al comico, anzi, se mi posso divertire mi fa ancora anche piacere. Anche Goldoni, Goldoni è una cosa straordinaria. Scientificamente è provato che la risata, ridere almeno 15 minuti al giorno si dovrebbe ti salva sempre, la vita, sì, salva, sì, la vita. Ti salva assolutamente la vita, perché libera le endorfine, quindi. Esattamente. E bisogna dirlo, pubblicità. Che anche nelle tragedie, pubblicità. Sì, anche è Euripide.